Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Buongiorno a tutti amici, bentornati sulla mia cucina, la cucina di Raffi come voi già sapete. E oggi che cosa andremo a fare? Un buonissimo risotto con verza, veramente semplicissimo ma soprattutto buonissimo. Allora, come già vedete, qui ci sono due pentole. In una pentola sto facendo il brodo di dado. In quest'altra pentola c'è dell'acqua. Che cosa dobbiamo fare noi nell'acqua? Dobbiamo andare a inserire 400 g di verza. Quindi la facciamo sbollentare per 2-3 minuti e poi la coliamo. Bene, abbiamo colato la nostra verza, adesso sempre nella stessa pentola inseriamo un filo d'olio e un 10 g di cipolla tritata. A questo punto inseriamo la nostra verza, giriamo un po', saliamo a piacere e inseriamo un po' di pepe, un po' abbondante di pepe. Fatto questo, ci diamo sempre una giratina. Una volta che abbiamo girato, andiamo a inserire il nostro brodo di dado. Quindi copriamo la nostra verza con il brodo. Una volta che abbiamo coperto con il brodo, facciamo appassire un altro po' la nostra verza. Una volta che vediamo che la nostra verza si è appassita del tutto, inseriamo il nostro riso. Io ne sto inserendo 250 grammi per 3 persone. Voi vedete voi quanto ne dovete inserire per le persone che siete. Ebbene, quando vediamo che il nostro brodo si sta consumando e il nostro riso ancora non si è cotto al punto giusto, ovviamente andiamo ad inserire l'altro brodo, fino a che vediamo la consistenza del nostro riso. Ebbene, siamo arrivati alla nostra cottura perfetta, però prima di spegnere il fuoco andiamo a inserire una bella manciata di parmigiano, ci diamo un'altra giratina, ci inseriamo un'altra spruzzatina d'olio e possiamo impiattare. Pronti ad impiattare? Guardate un po', bello cremoso cremoso. Fatto questo, ci mettiamo un'altra manciata di parmigiano e il gioco è fatto. Che ne dite? Piatto con risotto verza, veloce veloce. Ebbene, non mi rimane che salutarvi, augurarvi un buon appetito. Mi raccomando di spolliciare alla grande, di iscrivervi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!